Buongiorno, eh. Buongiorno, buongiorno. Voglio preparare il caffè. Te capì? Almeno il caffè è pronto. Mazzo. Ma c'è luce qui. Comunque non vedo, guagliò, qua non si vede. Te capì? Sì, la macchina del caffè è in corridoio, in corridoio. In modo che sia accessibile durante i passaggi. Mitico. Gli ho fatto perdere quasi. No, un minuto. Però ho fatto il pre-barba, eh. Te capì? Sì, ho fatto il pre-barba con la mia Vitos. Allora, devo finire il caffè. Buona domenica, eh. Scusate. No, non pensavo di essere online, scusate. Ogni tanto perdo la connessione con la realtà, no? Gillette Aristocrat oggi, eh? Io la farfalla. Oggi abbiamo le Gillette 7 o'clock. Sì, queste sono le super stylish. Super stylish per questo aristocrat. Non ci sto nella videocamera. Gillette Super Stylish Verdi 7 o'clock. Apriamo l'Aristocrat. Rasoio storico. Te capì? Questa settimana però accendo la luce. Allora, prepariamo il sapone. Oggi abbiamo Ipstiria dai carboni attivi, eh? Il sapone nero, il saponazzo. Saponazzo nero. Poi abbiamo il nostro Galaxy sintetico. Abbiamo il Galaxy Flat. Sa ancora di sapore di ieri. Allora, oggi ne prelevo una quantità anche minima perché ho visto che ieri aveva un montaggio piuttosto corposo. È strano perché di solito ne prendo molto di più. Ma ho visto che l'ha metto sul fondo della ciotola fondente.
funeraria, eh? E poi nero non si vede neanche più, eh. Hai capito? Adesso possiamo prelevare il sapone, il sop. Con il sintetico. Quella nota di anice e selvatico. Beh, secondo me basta così, eh. Adesso mi bagno un po' il volto. Così posso procedere. Facciamolo scendere in profondità come ieri. Molto ampia la superficie di appoggio del pennello. Lieve frescura del sop. Ti capì? Beh, basta così, a questo punto. Io mi rado, eh. Mi rado con l'Aristocrat Gold, rasoio che rivive, eh?
con queste stylus 7 o'clock di Gillette. La fortuna è che le lame le fa ancora le Gillette, no? Perché sai. Ma che roba, oh. Taglia di brutto, ma che roba. Ho premuto, eh. Mi piace prendere, sì, eh. Flat. Allora, adesso vediamo l'obliquo, Gillette Aristocrat e queste stylus di Gillette, eh? Va bene, no? Se è rimasto un po' di soup fresco comunque, eh. Ma questo Galaxy come multa ancora, eh. Inizia a montare adesso il sapore.
Al terzo montaggio, lui monta ancora. Vediamo la passata di contropelo con l'Aristocrat. Io aristocratico. Un'ultima passata sotto il mento di rifinitura. Basta. Basta così, eh. Risciacquiamo l'attrezzatura. Galaxy. È rimasto del sopra sul fondo, eh. Non avevo prelevato tutto. E va bene. Va bene, no? Galaxy Flat. Bello. Il ciuffo, materiale del sintetico migliorabile, eh. Però nonostante tutto ha un
una funzione molto full, una presa full sul viso, proprio per questa sua conformazione del ciuffo flat, prende molto di più. Sop è scorrevole questo sop, fresco, e poi non mi ero accorto che era rimasto sul fondo anche. Ma come faceva a montare così, a schiumare in quella maniera? Poi ha linci cortissimo questo sop, Ipsteria, oh, voglio. Visto la luce. Non ne vuole sapere proprio. Parlando di vintage, Aristocrat Gold. Non c'è niente da dire praticamente sull'Aristocrat. Parla da solo, eh. È un rasoio che parla da sé. Allora, la caratteristica dei Gillette è proprio quella di portare la rasatura all'estremo della sua efficacia, no? Se si spinge appena appena di più con Aristocrat, per esempio, come con tutti i Gillette vintage, e ci si taglia un po', no? Come ho fatto io qua sul mento, ho premuto, ero già al limite prima, ho premuto, ma questa è una caratteristica dei vintage Gillette, eh? Soprattutto magari a settaggi spinti come sul Fatboy, eh? Guardate com'è bello il nottolino, una volta li facevano a mano i rasoi, chiaramente. Gillette 7 o'clock verdi, super stylish, si sentono, ma il taglio è netto. Ottimi lane. E basta, voglio. Adesso è l'after. Questo è verde, come l'assenzio. Te capì? C'è il beccuccio per lo splash, peccato, dovrò abusarne allora. Abusiamo di questo Hipsteria Aftershave verde, eh? Magico. Te ne vuoi un po'? Te la verso, eh? Te ne verso un po'? Usato di after. È fresco. Ammazza. Anche se la boccetta è piccola, ne ho messo tanto, ma non scende il livello. Ne ho messo tantissimo di after. È ancora come prima. C'è qualcosa che non va allora. Si moltiplica. Beh, a parte il mazzo di riso, ma questi capelli li voglio tagliare. Voglio tagliarli o no? Cioè, mi metto anche l'idratante, ma mi metto questa idra e l'idra. È scritto idra, non lo so perché poi tra l'altro è anche abbagliante questa luce. È l'idra, questa è di Extreme. Idra. Qua c'è l'acido ialuronico, la bava di lumaca, te capì? Dentro di tutto.
Sì, non potevo mettere la Nivea, eh. Non scherziamo. Capì? Questa va anche sul contorno occhi, eh. Magico. Spero di non mettermela nell'occhio, vabbè, va tanto. Oh, sveglio sono sveglio, eh. Te capì la bava di lumaca o guaglio. Oh, basta così allora. Penso di andare a correre. Eh sì, vado a correre adesso. Vado a correre col mio fisico possente. A proposito, a ottobre c'è la DJ Ten, a Milano. Te capì? Non so se sono presente, però c'è. Accuso un po' di stanchezza, effettivamente. Mi gratto la gamba. Beh, allora io vado. Sì, vado a correre, vado. Vado a correre. E poi mangio, cioè faccio colazione, però sarà un po' tardi, magari la faccio prima colazione. Volevo mangiare dei fichi d'India, che me ne mangio due, eh? Anzi, adesso appena spengo la videocamera vado a pelarli, tanto adesso li vendono senza le spine, le asportano già loro. Te capì? Allora io vado, eh. Oh, buona settimana. Buona settimana e buona sbarbata, anzi, buona sbarbata, amici. Eh? Ciao dal Trimone. Ciao carissimi. Fate i bravi. Ci vediamo la settimana prossima. Sabato prossimo sono qui. Ciao, buona domenica amici.